e ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che si è recato nella giornata di ieri a San Giuseppe Vesuviano per la posatura della prima pietra del parco urbano. Il governatore però non ha perso occasione per invitare la popolazione a mantenere alto il livello di attenzione per l'emergenza coronavirus. Lo ascoltiamo. È una bella giornata questa per noi, che ha anche un grande valore simbolico, nel senso che noi stiamo già guardando al futuro, al di là dell'epidemia Covid. Consentitemi innanzitutto di chiedervi ancora per questi mesi di avere, rispetto all'epidemia, comportamenti di grande responsabilità e di grande prudenza, soprattutto durante il periodo festivo. Tutti quanti noi avremmo la necessità di vivere questo Natale in maniera calorosa con amici e parenti. Non lo possiamo fare, perché se ci rilassiamo in questi giorni avremo un inizio 2021 terribile. Dobbiamo essere responsabili, dobbiamo evitare assembramenti, feste, cenoni, perché all'inizio di gennaio riaprono le scuole, all'inizio di gennaio avremo il picco dell'influenza stagionale e rischiamo dunque di avere una grande difficoltà ad avviare anche la campagna di vaccinazione anti-Covid. Quindi vi prego di avere comportamenti responsabili e rigorosi. Avremo modo più in là, fra qualche mese, di vivere nelle nostre famiglie anche con più calore i momenti di incontro. Ma adesso no. Nelle prossime 2 settimane dobbiamo essere rigorosi e limitare al minimo i contatti anche con i nostri familiari. Dobbiamo rimanere con i nostri familiari conviventi e non con gli altri, se vogliamo frenare il Covid. Sempre a proposito dell'opera iniziata nella giornata di lunedì, il presidente De Luca ha spiegato anche che la Regione Campania guarda avanti, guarda al futuro e cerca di creare un lavoro per le future generazioni. Sentiamo le parole di De Luca. Allora, noi stiamo già guardando avanti rispetto all'epidemia, perché ovviamente abbiamo bisogno di vivere e abbiamo bisogno di creare il lavoro per i nostri figli, per un'intera generazione. E quindi dobbiamo cominciare a varare opere pubbliche, aprire i cantieri, creare lavoro. Questa è forse la prima opera che inauguriamo, diciamo l'opera post-Covid, diciamola così. Questa è la prima, è il primo cantiere che parte. A fine settimana parte un altro cantiere a Pompei, un'altra opera finanziata dalla Regione Campania. Cominciamo cioè a mettere in movimento la macchina degli investimenti. Poi avremo la disponibilità di altri fondi europei, faremo una battaglia con qualche tuo amico di Milano, i soldi devono arrivare al sud nella misura necessaria, perché quando si tratta di risorse non contano le bandiere di partito, le risorse devono arrivare al sud al di là delle bandiere e non ci devono dare fastidio. Allora, ci stiamo preparando veramente per creare il futuro ai nostri figli. Ho dato un'occhiata all'inizio del cantiere qui e avete davvero la percezione che questa è un'opera che cambia la faccia delle città, cambia il destino delle città. Noi ancora oggi non ci rendiamo conto. Mentre parlava il sindaco io stavo pensando già a un evento che possiamo costruire quando avremo finito l'opera. Pensate alla maratona del Vesuvio. La maratona del Vesuvio, partiamo da Pompei, arriviamo a Torre Annunziata. Diventa, diciamo, un momento di attrazione turistica di livello mondiale fra Pompei e il Vesuvio. Potremo costruire delle cose davvero straordinarie come attrattori turistici. Allora, quest'opera l'abbiamo finanziata innanzitutto perché è un'opera straordinaria in sé. Devo dire ai cittadini che ci ascoltano che non sarà solo a pista ciclabile, noi diciamo a pista ciclabile, ma in realtà è un'opera di riqualificazione urbanistica straordinaria. Qui a San Giuseppe noi avremo un parco urbano nel cuore della città,
quindi veramente cambia il volto della città. E così capiterà per Terzigno, Bosco Reale, Torre Annunziata, cioè il lavoro sarà di grande riqualificazione urbana. Poi avremo ovviamente anche la pista ciclabile, ma potremo fare le feste di primavera, cioè potremo fare la passeggiata di primavera da qui fino al mare. Allora è un'opera davvero straordinaria che meritava un finanziamento. Restiamo in Campania per il bollettino Covid emanato dall'unità di crisi. Sono 1.088 i nuovi positivi a fronte di 15.472 test effettuati, per una percentuale di positività tra tamponi processati e positivi riscontrati pari al 7%, in linea dunque con quelli che sono stati i tassi degli ultimi giorni. Si segnalano inoltre 1.648 guariti e 30 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti. Per quanto riguarda invece il report di posti letto a disposizione della Regione, continua la discesa sia delle terapie intensive sia delle degenze ordinarie. In terapia intensiva 130 posti occupati su 656 disponibili, mentre invece nella degenza ordinaria 1.796 occupati su 3.160 disponibili. In tutto il paese invece sono 12.030 i nuovi casi Covid, con oltre 103.000 tamponi effettuati. La percentuale si è fermata all'11,7%. Si segnalano inoltre 22.456 persone guarite e 491 decessi, che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 65.011 persone. Restiamo in tema coronavirus, perché il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato un'intervista alla stampa in cui ha detto che ascolteremo tutti i partiti per fare in modo che le azioni di governo siano condivise e servano per far ripartire il Paese. È importante soltanto se c'è fiducia reciproca. Lo stesso Premier ha preannunciato però delle nuove restrizioni in ambito natalizio. Ha detto che è fondamentale in questo momento evitare quella che è la terza ondata, in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui l'Italia continua a restare intorno alla cifra dei 500 morti giornalieri. Una decisione comunque arriverà nelle prossime 48 ore, insomma tra la serata di martedì e mercoledì, naturalmente a seguito di un colloquio informativo con il comitato tecnico-scientifico. L'ipotesi più plausibile sarebbe quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno e anche probabilmente nel periodo dell'Epifania, lasciando aperti solo i servizi essenziali. Un'altra ipotesi al vaglio è quella di una grande zona arancione con negozi aperti e ristoranti chiusi, ma anticipando il coprifuoco alle 18 o alle 20. Stiamo ragionando su queste misure da prendere, ha detto il ministro Speranza, sperando naturalmente che in tempi brevi possano essere prese le misure necessarie per scongiurare la terza ondata. E gli fa eco anche il ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Ha detto la curva in Italia è in fase calante, ma in Germania sta salendo, dunque non si esclude un lockdown proprio sull'esempio tedesco. Certamente ci sarà una stretta, forse verrà consentita una deroga per lo spostamento tra i piccoli comuni, ma solo entro un certo numero di chilometri. Queste sono misure fondamentali per la salvaguardia del Paese, naturalmente vista quello che è l'andamento epidemiologico e soprattutto il numero di decessi, che continua a essere ancora particolarmente alto. Ci spostiamo ora a Villaricca, in provincia di Napoli, perché c'è stata una rapina, per fortuna senza feriti, presso una farmacia in corso Vittorio Emanuele. Uno dei due rapinatori è entrato
nella farmacia per rapinarla, l'altro è rimasto all'esterno per fare da palo un vigile urbano, è stato allertato da alcuni passanti e si è avvicinato alla farmacia e il bandito che si trovava all'esterno ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio che poi è stato seguito da un altro colpo sparato invece dal vigile. I due banditi sono comunque riusciti a recuperare circa 1000 euro per poi darsi alla fuga sul punto. Stanno investigando i carabinieri delle stazioni di Marano e Villaricca, saranno sicuramente molto importanti sul punto le immagini di videosorveglianza. Casi ASL a Caserta, continua anche nella terra di lavoro la discesa dei positivi al coronavirus, sono appena 125 i nuovi casi di positività certificati dall'ultimo bollettino provinciale a fronte di 1680 tamponi processati, facendo scendere il tasso al 7,4%, il dato più basso degli ultimi due mesi. Si pensi che la scorsa volta che si andò meglio era il 13 di ottobre. Aumentano però i decessi che raggiungono quota 332 da inizio pandemia, viste le due nuove vittime registrate, soggetti residenti a Bellona e Francolise. Gli attuali positivi in provincia sono 8.000 e la città che fa registrare il maggior numero di contagiati è Aversa con 569, Marcianise con 561, Caserta con 451, Maddaloni con 342 e Orta di Atella con 276. Chiudiamo con il calcio. L'urna di Nyon decreta per il Napoli la sfida contro gli spagnoli del Granada per le partite di sedicesimi di Europa League. Le partite di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, mentre il ritorno il giovedì successivo. Così come nella fase a gironi sono previste due fasce orarie alle 18.55 e alle 21. Intanto nelle giornate di oggi e domani ritorna il campionato, c'è il turno infrasettimanale. Nella giornata di martedì doppia sfida, la prima alle 18.30 con Udinese Crotone e poi l'anticipo tra Benevento e Lazio, ma il big match della giornata è sicuramente Inter-Napoli, sfida particolarmente delicata a San Siro con in campo la seconda e la terza forza del campionato. Entrambe le compagini vengono da una doppia vittoria importante, l'Inter a Cagliari, Napoli in casa contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro ritrova Gagliardini dal primo minuto che dovrebbe sostituire Eriksen, possibile anche il rientro del Toro Lautaro Martinez in attacco con Lukaku. Negli azzurri ritornano dal primo minuto Mario Rui e Lozano, confermato Mertens in campo dal primo minuto con Petagna che probabilmente subentrerà a partita in corso. Andando a leggere le formazioni, l'Inter dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2, Andanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella e Young a centrocampo, Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Il Napoli invece proporrà il consueto 4-2-3-1, Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz e Bakayoko a fare da frangiflutti a centrocampo, Zielinski, Lozano e Insigne alle spalle di Mertens. Questa sfida si giocherà mercoledì sera alle ore 20.45. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora con il Prima TG delle ore 13.30. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.